Siamo appena entrati nella Basilica di San Frediano e già siamo meravigliati. A Lucca lo chiamano anche effetto Michelangelo. Quando Michelangelo faceva la spola a Firenze Pietrasanta per i suoi marmi, lo invitarono a visitare questa basilica e lui, vedendo le dimensioni delle colonne e i 21 metri di altezza della navata, disse: è bella, però fatemi uscire perché mi viene tutto in capo. In origine la basilica si presentava con l'abside, dove ora abbiamo l'ingresso, e l'entrata era invece sul ponente, come tutte le buone chiese fatte secondo la regola romanica. Successivamente venne ampliata prima da 7 colonne, come fu fondata originariamente da Frediano arcivescovo, che poi divenne santo, passò a 9 colonne, ora invece la troviamo lunga 11 colonne e quindi ha assunto via via più importanza tra le basiliche, le chiese lucchesi. Ovviamente, essendo stata fondata da Frediano arcivescovo, non poteva Frediano già prevedere che sarebbe diventato santo e quindi dedicarsi la stessa chiesa. Era dedicata a 3 santi leviti che erano Vincenzo, Lorenzo e Stefano, il famoso santo giovinetto martire, che tra l'altro sono rimasti illustrati su 3 delle colonne in un tipo di affresco. Accennavamo ai primi 3 santi dedicatari della basilica e tra loro San Lorenzo. Ecco l'affresco che ricorda il suo martirio. La chiesa si presentava a 3 sole navate, poi si aggiunsero la quarta navata e la quinta, perché i signori e gli sponsor della basilica gradivano avere una tomba di famiglia accanto agli altari e quindi furono aggiunte la navata di meridione e la navata di settentrione, mentre la cappella dei Fatinelli è un'ulteriore aggiunta. La vita di Frediano fu molto movimentata. Noi supponiamo che il suo nome derivi da un nome irlandese. Il ragazzo, il giovane monaco, aveva compiuto un pellegrinaggio dall'Irlanda a Roma e sulla via del ritorno si fermò a fare l'eremita insieme a molti altri eremiti che abitavano il massiccio del Serra, il nostro Monte Serra, che era ricco di sorgenti d'acqua e poi poteva sostenere l'austera vita dei religiosi. Avvenne però che a Lucca un vescovo, il numero 18, fu eletto e perì immediatamente. Il popolo allora cercò San Frediano, lo tolse dal suo eremo e lo fece vescovo della città. Nulla avviene per caso. Si era sparsa la voce che il giovane avesse delle conoscenze tecniche molto ben precise di natura ingegneristiche, oltre ad essere una persona di altissimo profilo spirituale. E quindi da arcivescovo costruì ben 28 chiese nel circondario di Lucca, di cui questa fu una delle prime. In più Lucca aveva il problema della vivacità del fiume Serchio, il quale si presentava all'attuale Ponte Amoriano e sceglieva la via che meglio gli conveniva per arrivare al mare. Una delle vie attraversava tutta la piana lucchese e lo vedeva come affluente dell'Arno. Un'altra via invece scorreva sotto le colline e si presentava verso l'abitato, notiamo bene il nome, di Ripa Fratta, Riva Rotta, che oggi appartiene alla provincia di Pisa, al comune di San Giuliano. A Ripa Fratta cominciò il grande lavoro dei lucchesi. Si cercò di rendere agevole l'accesso alla piana pisana del fiume Serchio. Risalendo il corso del fiume verso Ponte Amoriano, gli argini vennero fortificati e ben delineati in modo che il fiume seguisse preferenzialmente la via
che è a ponente della città di Lucca, senza disturbare la vita dei lucchesi. Va da sé poi che nei secoli, nonostante le operazioni di San Frediano, il cerchio abbia fatto le bizze, fino alla metà dell'Ottocento, in cui la città chiuse le ante delle porte di Santa Maria, la porta Santa Maria, per evitare che l'irruenza delle acque venisse a invadere la città tutta. E così le possenti mura rinascimentali, l'ultima cerchia in laterizio, che non aveva mai avuto uno scopo bellicoso, neanche contro i pisani, servì come possente diga per contrastare l'irruenza delle acque del cerchio.